oltre 100 espositori sotto il capiente ombrello del Codma di Rosciano, sapori ed aromi d'autunno segna il suo record personale. Norcineria di qualità, produttori locali agroalimentari, tartufi, funghi, carni selezionate. Nessun aspetto dell'autunno è stato trascurato, compresa la frutta di stagione ed un altro figlio dell'autunno, l'olio extravergine di qualità, dove quest'anno, dopo 2 anni terribili, finalmente i produttori si riprendono una bella rivincita, imbottigliando un prodotto che non si vedeva da un pezzo. Soddisfazione e tanta voglia di fare sempre di più, ancora immutata dopo 30 anni di manifestazione da parte degli organizzatori che allora, quasi ragazzini, dietro la chiesa di Cucurano diedero inizio, quasi per scherzo, a questo evento. Con questo evento che si ripropone ogni anno da 30 anni a questa parte è un'occasione per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze, il nostro valore aggiunto che esprime questo territorio, queste terre. Un brand, quello di sapori e aromi d'autunno, più imitato in assoluto, un po' come la settimana enigmistica, ma che sta a significare quanto questa formula di rapporto diretto produttore-consumatore piace al pubblico. Tantissime le aziende che ci sono qua, oltre 100 aziende quest'anno, oltre 100 espositori, ma in sapori d'autunno è nato nell'arco di 30 anni di tutto, di più. Se si pensa solo che è uno dei marchi più copiati in Italia, sapore e aromi d'autunno. Periodo oltremodo azzeccato questo per la manifestazione che grazie a questo propone così l'apice dei prodotti autunnali, ma che traghetta anche i consumatori verso le iniziative invernali legate anche al Natale. Possiamo dire che dal 1 di ottobre al 6 gennaio questo è un territorio molto vivace, molto ricco, molto attraente dal punto di vista turistico e che fa registrare il tutto esaurito negli alberghi anche nelle prossime settimane. Vuol dire che il lavoro che è stato fatto, che si sta facendo anche con il sostegno ovvio della Regione Marche, è un lavoro molto positivo e grazie anche ai volontari che portano avanti queste belle iniziative. Quindi un'occasione di promozione dell'agroalimentare, della nostra agricoltura, dei prodotti di qualità, ma un'occasione anche di valorizzazione turistica, come giusto che sia.